Io penso che uno degli scopi di un produttore di musica sia la costante ricerca di un nuovo linguaggio, di nuove forme espressive, di nuove combinazioni armoniche, di nuove combinazioni melodiche, di nuove combinazioni ritmiche, ma anche e quindi soprattutto la ricerca di nuove modalità espressive attraverso un nuovo tipo di strumentazione. Detta così sembra semplice, soprattutto in un momento in cui c'è uno dei più grandi sviluppi della cosiddetta intelligenza artificiale, uno dei più grandi sviluppi della tecnologia elettronica ed informatica applicata alla musica. Ebbene, non è così semplice come sembra. Anche perché io credo che lo sviluppo di un nuovo linguaggio debba contenere dentro di sé la storia di quanto è accaduto prima, debba cioè garantire una armoniosa continuità con quanto espresso fino a un determinato momento e così via. Ambient music. Ambient music vuol dire tutto e vuol dire nulla. A me piace pensare alla ambient music come la nuova frontiera, anche se questo tipo di proposta è tutt'altro che nuova. Avendo iniziato un suo sviluppo, una sua crescita, addirittura a metà del Novecento del secolo scorso. Oggi però, appunto, c'è una consapevolezza, una conoscenza e una disponibilità di mezzi che consentono a questo tipo di espressione artistica di sviluppare nuove frontiere. Il segreto della grande ambient music non è tanto la proposta di suoni ipnotici, ripetitivi, stucchevolmente, senza in realtà un punto di riferimento musicale preciso. Ecco quindi che Velut Luna, scegliendo di sposare il progetto di Vito La Fiandra e Max Scaccaglia, secondo me va esattamente in questa direzione. Questo disco affascinante, questo disco assolutamente profondo, che è Parma Hidden and Imaginary Landscapes, interamente dedicato alla terra parmense, dai due autori, figli di questa terra, in realtà realizza in modo compiuto questo principio, oserei dire, filosofico che a me piace attanagliare alla musica cosiddetta d'ambiente. Ovvero queste elaborazioni sonore realizzate dal sound designer Max Scaccaglia si basano su composizioni molto tradizionali, basate e saldamente ancorate alla tradizione armonica, melodica e ritmica della musica, suonate al pianoforte da Vito La Fiandra, che appunto ne è anche il compositore. Il risultato è quello che voi potete sentire, è qualcosa che parte da una realtà musicale tradizionale e arriva a tutt'altre dimensioni. Dimensioni pensate, immaginate, sposate con l'ambiente che è anche la terra dei due autori di questo progetto. Il risultato è, secondo me, di per sé eclatante anche solo nel semplice ascolto di questa musica. Oggi arrivano anche i primi tre video. Videoclip evidentemente molto particolari e naturale compendio, naturale sposalizio con le trame musicali che questi ambienti hanno in qualche modo ispirato. O forse la musica ha ispirato questo ambiente. Vi invito quindi all'ascolto e alla visione, predisponendovi anche mentalmente alla ricerca di una nuova dimensione, dove suoni e immagini vi possono condurre
ad una realtà esistente, ma sempre nuova e costantemente mutevole, come il regista di questi video ha, secondo me, saputo in modo perfetto interpretare. Buon ascolto e buona visione.